WhatsApp, ovvero 337 10 95 674, dove ci potete scrivere, commentare le interviste, chiederci canzoni, perché no, il bello dell'essere anche una radio locale è questo. Poi ovviamente se ci seguite su Facebook potrete già notare che siamo anche in diretta video sulla nostra pagina Facebook e abbiamo i nostri ospiti che sono qui già, quindi chi si è collegato con Facebook li può già vedere. Io però adesso ve li presento perché li conosco ormai da tanti anni. Iniziamo dalla sinistra, buongiorno Diego 40. Buongiorno a tutti. Buongiorno Renzo Simoni. Buongiorno. Buongiorno Giampiero Vagnoni. Buongiorno. Allora, siamo qui per parlare di un appuntamento che in realtà non arriva il Natale se non c'è questo evento, ormai è un dato di fatto. Anno dopo anno è sempre più seguito e ridendo, scherzando, ma anche lavorando in maniera quanto mai seria e intensa, perché per preparare un appuntamento del genere ce ne vuole di lavoro, siamo arrivati all'11ª edizione della Musica È, questo spettacolo musicale che insomma Renzo e Diego hanno ormai come un nuovo figlio, insomma, vedete voi, e la Musica È arrivato alla 11ª edizione. Appuntamento sabato 14 dicembre alle ore 21, dicevamo, al Teatro delle Alpi, all'insegna ovviamente della musica, ma non solo, poi lo scopriremo tra poco. E quest'anno ovviamente c'è sempre la collaborazione con la Croce Verde di Porto Sant'Elpidio, da qui la presenza anche di Giampiero, parleremo anche dell'utilità sociale di questo appuntamento. Ma io direi di iniziare con chi iniziamo, con Diego. Diego, rompi il ghiaccio, che sei proprio quello del mestiere, insomma. Sono da musicista. No. Senti Diego, allora, la Musica È 11 edizioni, e che lavoro c'è dietro? Ma partiamo dalle origini, come è nato il tutto? È nato per la passione per la musica, intanto. È nato sempre in collaborazione con la Croce Verde, per la passione per il territorio, per il volontariato, e grazie a loro riusciamo sempre a fare degli ottimi spettacoli. E nasce per, ti dicevo, la passione per la musica e la voglia di coinvolgere molte persone, molti ragazzi, molti giovani in questa avventura, e molto entusiasti di fare questa avventura, tutti quanti, compreso io. Esatto, ancora. Praticamente edizione dopo edizione, no, questi ragazzi sono protagonisti sul palco con un'orchestra dal vivo, diciamolo, perché non sì, è sì, da sì. Tutti, no? No, cioè hanno la possibilità, sono, intanto diciamo che sono ragazzi che venivano da scuole di canto, quindi non era il classico karaoke, sono preparati, però avendo sempre poca possibilità di suonare, di cantare in giro, sono riuscito a mettere insieme una band che negli anni è cambiato qualche elemento, ma sono tutti professionisti, e cantare con una band del genere dietro fa un piacere enorme. Esatto, e non, insomma, professionisti, non è da tutti i giorni poter suonare con una band dal vivo, insomma, è un appuntamento importante in un teatro comunque prestigioso come il Teatro delle Api. E alla base di tutto questo, insomma, una delle memorie storiche è Renzo Simoni della Musica È, perché è nata appunto come vostra creatura, no? Tu e di Diego, Renzo. Qual è stato l'orgoglio nel vederla crescere nel corso degli anni, edizione dopo edizione? L'orgoglio era vedere la soddisfazione dei ragazzi che vengono a teatro, alle prove, che c'è tanto lavoro dietro, tantissimo lavoro dietro, di mesi, perché i progetti li creiamo tutti noi. Quest'anno abbiamo avuto la collaborazione, perché lo spettacolo dopo l'11ª l'abbiamo un po' trasformato, sta diventando, cerchiamo di farlo diventare un musical. E tu ne sai, perché già hai visto le prove e tutto quanto. Sì. E non è, ci è voluto tanto tempo, e c'è stata una collaborazione di uno scenografo, Alessandro Maranesi, che ci ha guidato sulla trasformazione. Con la sua scuola di teatro, esatto. No? Quindi recitazione e tutto. Esatto. E lui si è prestato a questo progetto che noi avevamo, che perché il bello di queste 11 edizioni, noi lavoriamo ogni anno su un tema. Perciò i balletti sono fatti sul tema che noi diciamo, le canzoni sono su quel tema, e c'è da studiare, i cantanti devono studiare, perché i musicisti pure, che le canzoni le scegliamo noi, non vengono prese e buttate. Esatto. C'è un lavoro molto dietro, e quest'anno il tema di quest'anno è la consapevolezza, consapevoli di ciò che facciamo, in riferimento all'inquinamento e a tutto che c'è dietro.
C'è stato, abbiamo avuto un piccolo problema perché non ci sono tantissime canzoni che parlano su questa cosa, sull'ecologia, però ci siamo riusciti a Siete trovare riusciti, siete le riusciti, canzoni avete. e dialogo i presentatori, come tu sai, perché tu presenti con Vice e Mauro Leoni, Sì, vi Vice e Ripa. salutiamo, vai se Mauro, ciao. Loro con te hanno il pass dell'inizio e della fine, poi il dialogo degli attori portano alle canzoni. Sì, no, adesso non sveliamo, non anticipiamo troppo, però Così verranno a creare. invitiamo tutti, insomma, tu hai messo lì il là, poi adesso lo scopriranno venendo a teatro il 14 dicembre. Quindi ogni anno un tema diverso, no? Io, insomma, ormai sono parecchi anni che conosco questa manifestazione ed è bello come ricercate le canzoni, perché come diceva Renzo, no? Diego, tu da musicista, insomma, ne sai qualcosa. Non è che c'è una selezione casuale, vengono buttate là e via. C'è proprio un lavoro di studio e mai come quest'anno anche un filo da seguire, no? Certo, va bene, quest'anno, come ha detto Renzo, sarà un po' diverso da sempre, forse speriamo meglio di sempre, perché cerchiamo sempre il meglio. E la ricerca delle canzoni è molto difficile, tra virgolette, nel senso che a volte ce ne stanno milioni di canzoni da quali attingere, quindi devi fare una scelta che certamente va in base molte volte ai propri gusti, ai nostri gusti, Beh, però molte volte. avete Poi anche, insomma. cerchiamo di conciliare anche il gusto del pubblico che poi verrà a teatro. Esatto, poi Cioè, non diciamo che saranno. comunque ecco, ci sono anche momenti divertenti, insomma, tra poco parleremo anche dell'ospite, però io vorrei sentire Giampiero perché un altro ruolo importante, sin dalla nascita, se non sbaglio, della musica è stato quello del coinvolgimento della Croce Verde di Porto Sant'Elpidio. Una delle caratteristiche che forse solo Porto Sant'Elpidio ha rispetto agli altri comuni è avere un attaccamento così forte con la propria pubblica assistenza, perché è presente, siete presenti ovunque. Spesso ci sono tante realtà, tante associazioni che si adoperano per la Croce Verde, ma in realtà è come adoperarsi per tutta la comunità, no? Quindi credo che sia un ruolo che anche una manifestazione così importante come è diventata la musica, vi rende orgogliosi, Giampiero. Certamente, a volte non ce ne rendiamo conto di questo, di certi legami che si creano perché sembrano naturali per noi. E quando è partita questo progetto della musica, di fatto nasce lì all'interno della Casa del Volontariato, quindi con Renzo, con Diego. È un progetto che poi dura praticamente, non dico 12 mesi, però la preparazione, come si è detto prima, viene da dietro, quindi da Sì. tempo, ci vogliono dei mesi per realizzare il progetto. E quindi averli all'interno nostro della Croce Verde, della Casa del Volontariato, il tutto è stato preso come naturale, insomma. Ecco, quindi stare a teatro sotto poi questo periodo particolare dell'anno rappresenta veramente un coinvolgimento importante per l'intera comunità. Diciamo, non è Natale se non c'è la musica, quindi È è un vero, è appuntamento così, importantissimo per il Natale Elpidiense, è ecco. così, è E poi così. nel corso di questi anni, ben 11, quindi si è sempre maggiormente consolidato questo legame. E per noi è naturale. E vi serve un teatro più grande, quindi Ci serve il teatro sindaco, più grande. allarghiamo il Teatro delle Api, facciamo un'altra, non so, un'altra platea oppure sopra una gradinata perché non c'entrano tutti. Effettivamente ogni anno c'è questa situazione che si crea perché già intorno alle 21:15 il teatro si riempie e poi non c'è più Infatti possibilità. arrivate presto, diamo il consiglio, Arrivate diamo il presto, arrivate consiglio. per tempo, almeno entro le 21. Una cosa di cui abbiamo parlato molto anche con Renzo e Diego è di come questo è un nome brutto, però format della musica sarebbe bello anche farlo girare e farlo conoscere anche in altri comuni. Penso che è legato sì e parte da Porto Sant'Elpidio, ma ci sono insomma tanti elementi che lo rendono proprio uno spettacolo completo, no, Diego? Che Sì. potrebbe tranquillamente anche essere protagonista in altri teatri. Anzi, se c'è qualche sindaco, assessore, spesso ci ascoltano, sarebbe una bella opportunità, Sì, no?
Intanto, se ci ascoltano, sono invitati a venirlo a vedere sabato, Esatto. così si rendono conto, possono rendersi conto di ciò che è questo spettacolo. Sicuramente non è semplice portarlo fuori, perché comunque già dei costi, bene o male, ce l'ha. C'è anche una E scenografia c'è una importante, scenografia ecco, importante curata da Marcella la Mazzoni, salutiamo. che salutiamo, di Materia Prima. È uno spettacolo che noi facciamo a Natale, ma non è prettamente natalizio, quindi può essere fatto anche d'estate, no? Se vogliamo, anche per qualche piazza importante, perché comunque il lavoro che c'è dietro è musicale, Esatto. non è natalizio, a meno che non fai. C'è stato un anno che abbiamo fatto il tema del Natale, quindi erano tutte canzoni natalizie, E lì allora ad vabbè, agosto luglio non però entra. il problema dell'ambiente, il problema del nostro vivere comune è di tutti i giorni, quindi È vero, può è essere vero. sfruttato in qualsiasi periodo È verissimo. dell'anno. E mai come quest'anno, secondo me, io vado sulla fiducia. Ho visto, insomma, la scaletta e sarà davvero coinvolgente perché è come se si viene tirati dentro lo Sì. spettacolo in questa edizione. Quindi sono curioso anch'io da spettatore di vederlo e di scoprirlo. Renzo, dopo sveliamo la tradizione scaramantica che facciamo sempre a fine spettacolo quando è finita. Però annuncia tu l'ospite, perché un'altra cosa importante della musica è che ogni anno c'è un ospite diverso. E quest'anno, da una parte, se non sbaglio, è un ritorno dopo tanti anni, però dall'altra è anche motivato questo ritorno perché c'è un fortissimo legame con il territorio, no? Quindi chi sarà l'ospite di questa edizione della musica? Ricordiamo il 14, quindi sabato, al Teatro delle Api di Porto Sant'Elpidio alle ore 21. L'ospite quest'anno è Ligea. Ok. In 11 anni è la prima volta che abbiamo due volte lo stesso ospite, perché ogni anno cerchiamo sempre di variare. E lei ha due progetti per quello che riguarda il nostro tema. L'anno scorso lei ha fatto un progetto con una canzone che si chiama La Casa Capovolta, che è bellissima, con Orru, accompagnata da un attore che adesso mi sfugge il nome perché ha fatto questo video. È sul terremoto, lei ha già scritto anche un libro e quest'anno c'è un inedito che si chiama Acqua, perciò tutte e due queste cose è legato al nostro progetto che è quest'anno, che è la consapevolezza. E la cosa bella è che Lei lei presenterà questo inedito proprio alla Musicè, se non sì sbaglio, no? sì Quindi sì è un motivo in più per andare ad assistere e allo stesso tempo dimostra anche come una cantante come Ligia sia affezionata a questo evento. Perché ricordiamolo, Diego, Renzo, ma anche Giampiero, ogni volta che un ospite viene alla Musicè, resta, come dire, scioccato, in positivo ovviamente, Sì, perché non si aspetta di trovare quello che poi trova, vero? loro pensano di trovare la classica festa buttata là per coinvolgere i genitori e famiglie, le classiche feste Di degli Natale, asili, degli asili. Ecco, esatto. invece hanno trovato una professionalità immensa. È venuta la Minetti e è rimasta sbalordita. Sì, Il manager di Barbara Gola Barbara Gola, ci ha ricordo. detto subito: portatelo per l'Italia. Sì. Perché non è per vandarsi, ma già abbiamo riscontri. Perché è No, fatto davvero. bene, Anche studiato nei Linda, no? limiti, Quando era perché venuta Linda era rimasta certo, Linda entusiasta. l'anno scorso è rimasta sbalordita. Ecco, e quando vanno via, perché questi vengono per la grande amicizia, non vengono Beh, siete riusciti anche tu e Diego nel corso degli anni ad acquisirvi un'autorevolezza, quindi insomma anche ne nell'ambiente sa che se ci siete dietro voi sicuramente è un lavoro che viene curato nel dettaglio, questo ve ne va dato atto, no Diego, Sicuro, su Renzo, questo perché sì. Poi io lavorate tanto. sono super pignolo, super meticoloso sul lato Confermo, organizzativo. lo so, confermo. E non mi sfugge niente. Anche ieri sera sulle prove, stamattina con Diego, gli ho detto quello che avevo visto negativo, non mi ha potuto dire no, perché mi ha dato ragione. Super pignolo è una cosa però detta un po', potremmo dire anche una rottura. Beh, guardate, qui in piazza quest'anno abbiamo l'albero di Natale con le palle che Sì, girano. ecco, E quindi non so, ogni appunto. riferimento è puramente Certo, casuale. però serve questo. E No, beh, no, è serve questo, importantissimo. Importantissimo. è Vabbè, vero. dietro, insomma, c'è, come si diceva, c'è attenzione e cura nei particolari, è questo che fa la differenza. Giampiero, tu che sei sempre a teatro all'entrata e all'uscita quando c'è la musica, Serve.
come entra la gente? Tocca il turno di notte, però, in sede, quindi... Oh, non ci sei. Vediamo. Cioè, sei vicino, ma non... Sarò lì. Allora, cosa senti quali sono le aspettative della gente che entra e poi le opinioni della gente che esce a fine spettacolo? Soprattutto sui presentatori. Sulle giacchette da fare. Devo dire che c'è sempre un apprezzamento in tutte le edizioni, certo, qualche edizione magari un po' anche l'ospite, le attese, quindi è vero, non tutte le edizioni sono uguali, però... la media è eccellente di quello che dicono i nostri il pubblico presente in queste numerose edizioni. Quindi lo vediamo, lo ascoltiamo, l'entusiasmo all'ingresso, all'uscita e poi anche soprattutto quello che il contributo che riescono a dare, essendo l'ingresso gratuito, però Sì. noi siamo presenti con i nostri volontari, abbiamo i nostri biglietti della lotteria come tutti gli anni, quindi lo percepiamo anche sotto un aspetto così di contributo, di offerte che vengono elargite alla Croce Verde. E quindi ogni anno è sempre un bel sostegno che riceviamo, questo oltre, diciamo, all'aspetto artistico della riuscita della manifestazione dell'evento, comunque dà anche un significato particolare sia al Natale nostro, il Pidiense, sia alla pubblica assistenza che proprio si regge con il sostegno degli altri, delle Ah, associazioni, di questi certo. eventi, dei nostri soci, di tante iniziative, di tantissime iniziative che svolgiamo durante l'anno, ecco. È vero, e ripeto, in Porto Sant'Elpidio è forte questa consapevolezza e anche questo Legame. attaccamento, questo legame alla Croce Verde. Si vede che però se c'è significa che è anche ricambiato nella quotidianità, quindi anche con il vostro servizio. Quindi è Certamente una cosa a doppio siamo senso, non è mai a senso presenti unico. H24, come diciamo. Ecco. Abbiamo il Allora, io servizio direi. dell'emergenza, quello che più è conosciuto, però effettivamente ci sono dietro tantissimi altre attività che vanno oltre, insomma, quel trasporto, la disabilità, i taxi Eh sì. socio-assistenziali, quindi non è solo emergenza, No, ma anche la è un... formazione con i corsi di primo soccorso, insomma, ne Certamente, fate certamente. tantissime, veramente complimenti. Diego. Volevo dire solo, dico un aneddoto di Vai. questa cosa del primo anno, perché è nata sia artisticamente, come diceva Giampiero, anche per sostenere la Croce Verde, cioè abbiamo messo impegno globale a 360 gradi, quindi riesce se le canzoni sono cantate bene, ma se poi dall'altra parte c'è anche una buona offerta, cioè c'è stato dei riscontri positivi. L'aneddoto è che il primo anno forse la gente all'ingresso non aveva capito bene che c'era da dare un piccolo contributo, quindi a metà spettacolo è salito Renzo sul palco, oh, dovete mettere le mani in sacco. Beh, Un po' a memoria Renzo, questo, con la sua eh? verve e il suo nonchalance, no, Sì, Renzo? però sono stato ripreso dal presidente della Croce Verde Che ti ha perché detto? mi ha detto: noi la cittadina collabora, Cittadinanza. cittadinanza collabora a 12 mesi all'anno con i contributi, aiuti economici e via dicendo. Stai un po' più calmo perché io sono molto irruento e lo sai benissimo. lo so benissimo. Salutiamo Umberto Tofoni che ci sta seguendo in diretta su Ciao Umberto. Facebook e ci ha scritto, dice: Giampiero Vagnoni è sempre un piacere, proprio perché è a dimostrazione dei tanti volontari della Croce Verde che Beh, ci li sono. rappresento io Eh beh, esatto, tu sei un questa po' passione. il loro sindacalista, possiamo dire così, per usare un Bene, termine, va bene, rappresento. rappresentante. Ciao Renzo, Umberto, ciao. lo salutiamo, ma ci sono in tanti che ci stanno seguendo sulla diretta Facebook, nei vari gruppi di Porto Sant'Elpidio, oltre che per radio. Allora, che ti metti sabato, Renzo? Dai, Raccontiamo la storia. raccontiamo Da la storia. quando noi ogni anno cambiavamo sempre i presentatori perché volevamo ogni anno un presentatore nuovo per l'immagine nuova e poi abbiamo conosciuto Weiss, la conosco da Beh, sempre. allora Weiss diciamo che è Weiss la Ruba, costante, esatto. no? Perché anche a Porto Sant'Elpidio è un'istituzione e non so se ci sta ascoltando, ma Sì. la saluto, Weiss insomma. Ruba è stata da ragazzina, è stata sempre con me sui lati organizzativi. E lei dice: no, però per me è stata la prima cosa che ha presentato Sei quando era. stato il Pippo Baudo di Weiss Ruba. Esatto. Lei dice il secondo, io dico che è il primo. Lei era una ragazza, una ragazzina, era manco sposata.
Dopo, quando con Weiser l'abbiamo fatta presentare, siamo riusciti ad arrivare a te, perché pensavamo che era un po' difficile arrivarci, invece è stato facilissimo. è da 5-6 anni che vieni, sì. E non abbiamo più cambiato presentatori, che stiamo bene così. Fortuna, almeno quello. E alla fine che lui viene a presentare sempre con delle giacche molto nere, molto seriose. Ma io ci tengo, perché è Natale, la musica è ormai tutto sfavillante, e alla fine chiudiamo la serata che ci ricambiamo le giacche. Quindi voi vedete molto in minuto, a me mi entra però un po' così. Sì, però la cosa bella è che voi vedete anche adesso Renzo col golfino blu, la camicia, insomma tutto serio, e si ritrova a fine serata con la giacca di paillette, la giacca rossa, la giacca a righe, certo, che brilla, eccetera, eccetera. Infatti le gente aspetta due cose, oltre lo spettacolo, ormai a chi dedico la serata. È vero, non lo diciamo, non lo diciamo. Okay. E il cambio delle giacche, oltre a tutto quell'altro che è superiore a queste due cose semplici. Però diciamo una cosa, che senza anche l'esperienza musicale di Diego qua, la musica è, anzi diventerebbe la musica non è, perché poi quest'anno più che mai, insomma, tu sei stato sempre, anche oltre che, diciamo, curatore, no? Possiamo dire regista insieme a Renzo, anche direttore artistico della, sì, parte musicale, eccetera, sei sempre salito sul palco, perché tu sei, nasci, sì, e sarai sempre musicista, hai un tuo gruppo, insomma, e giri anche le Marche, non solo, portando la bellissima musica di Pino Daniele, insomma, anche, e non solo, hai tante altre cose che fai dal vivo, e quest'anno, insomma, sarei anche tra i musicisti ufficiali della musica. Sì, quest'anno, no? Mi sono messo. Lo fai sempre, una malattia. Lo fai sempre, però anche la realtà è che è una malattia, quindi non puoi farne a meno. Una droga la musica per me. Quindi è difficile coniugare tutta l'organizzazione, poi dover imparare tutte le canzoni, suonare, eccetera, e portare avanti tutto l'aspetto di preparazione. Bene. Però quest'anno mi ci sono impuntato e voglio essere sul palco dall'inizio alla fine. Bene, e un valore aggiunto. Fatemi salutare anche Mauro Leoni, che tutti gli anni, insomma, da un paio d'anni cura anche le interviste agli ospiti, quindi sarà lui con la sua grandissima conoscenza musicale, sì, perché penso che Mauro è imbattibile in questo, intervisterà l'IKEA, quindi insomma sarà affidato a lui questo momento. Ed è davvero bravo Mauro, lo salutiamo se ci sta ascoltando, perché è un grandissimo valore aggiunto, poi ci fa sempre l'inviato da Sanremo, sia per Cronache, sì, Fermane, che per Radio Fermo 1, quindi insomma è davvero grande, lo saluto Mauro. Allora, io direi una cosa, ricordiamo, io ce l'ho scritta, però se voi l'avete possiamo ricordare i nomi degli interpreti, almeno di chi saranno i protagonisti, in modo che così giustamente diamo visibilità anche a loro prima di chiudere, che ne dite? Sì. Li fai tu, Diego, li dico, Renzo, li dico io, Diego, Renzo. Cioè, dico io, vai. Vai, vai, Renzo. Allora, gli interpreti che canteranno, i ragazzi che canteranno a questa edizione sono Beatrice Belleggia, Vanessa Martellini, Doralia Tomassetti, Roberta Martinelli, Irene Laslo, Monia Mollica, Aliseo Esprini, Fabio Zampaloni, Maya Zimenoc, Camilla Belletti, Alessandro Malarensi e Maria Cecilia Montecassiano. Poi ci sono delle coreografie artistiche, uh-huh, di balletti curate dalla Compagnia del Fiore, dalla Chris Dance e dall'artistica Porto Sant'Elpidio. I musicisti. Esatto, ricordiamo anche i musicisti. Sono Andrea Zaccari al basso, Tullio Gualtieri alle tastiere, Davide Di Luca alle chitarre, io alle chitarre, e Stefano Lucchetta alla batteria. Beh, e gli attori, concludiamo con gli attori. Perché noi ci ritroveremo in un mondo fantastico sabato. Quindi ci sono degli attori, Lucia Cavalieri, Paolo Ripani. Bene, bravi, questi sono un po', ci sono i tecnici del suono, Gianluca Marziali, Francesca Belli e Marta Trocchianesi per i video, ma ci saranno anche tante ragazze che ci aiuteranno per leggere gli sponsor, insomma una bellissima serata, io sono contento, ma credetemi, a volte quando mi chiamano, no, mi capita di vederla come un impegno lavorativo. In realtà qui sono contento, cioè, come se no vi pago io per farmelo fare. Posta è diversi anni che vieni, per, sì, questo motivo, ah, perché l'avevamo cancellato. No, vabbè, no, se mi cancellerete aria, me ne ti sei trovato in famiglia. Esatto. E poi hai scoperto
la settimana scorsa. Ho scoperto Diego, Renzo, siete fantastici. Credo che Porto Sant'Elpidio debba tenervi proprio custoditi, accarezzati, perché siete una risorsa non solo per la musica, perché Renzo, quante ne avete fatte? Quanto ne hai fatte per Porto Sant'Elpidio, per Quartiere Falerienza, eccetera, con troppe. Diego, Vice e tutti? Ma che troppe, non è mai troppo. Troppe. Una nota negativa, noi non siamo mercenari, e invece a Porto Sant'Elpidio vengono mercenari. Chi sente sa quello che questa, si questa è una quello che critica dire. Neppure questo molto Questo è Renzo, velata. Questo è Renzo. Il nostro Renzo. Questo è Renzo, perché lo fa in radio, ma lo fa anche sul palco del Teatro delle Api, senza problemi. E altri posti. Ed è bello che sia così. Mettetevi le mani in sacco. Perché la Croce Verde ha bisogno di tutti. Non la sapevo questa. Non la sapevi? No. Allora, io... Giampiero, grazie per la rappresentanza importante della Croce Verde. Quando volete venite tutti, facciamo una mattinata, un'intervista dedicata alla Croce Verde. Chiamiamo il nostro comune amico Alex. Chiamiamo Alex, lo salutiamo se ci sta seguendo e vi invitiamo. Dimmi. Volevo dire un'ultima cosa. Quest'anno tema l'ambiente. L'ambiente è una cosa... non è il tema di un anno, però approfitto dell'occasione perché sono 10 anni che abbiamo messo il fotovoltaico, l'abbiamo ricordato nella nostra rivista che è in pubblicazione, quindi verrà distribuito Spazio Verde ai nostri concittadini. 10 anni di fotovoltaico, quindi una scelta importante per quello che riguarda la nostra organizzazione. E che dire, presto utilizzeremo anche dei mezzi, già li stiamo utilizzando a metano. Con il 2020 entrerà in funzione, quindi in Croce Verde, anche un mezzo ibrido. Quindi ecco, questa idea anche di rispetto dell'ambiente, noi dal piccolo, dalla nostra quotidianità, cerchiamo di farne anche uno stile per andare avanti, per creare quindi ecco, questa idea di ambiente. Quindi bello. Partiamo da... consapevolezza. Consapevolezza, esatto. Che è il tema di per cui quest'anno la musica si rappresenta. Renzo, ci vediamo sabato. Okay. Va bene, come stanno andando le prove? Le prove bene, ieri sera bene, stasera le facciamo un'altra volta con i ragazzi, con gli attori, penso bene. E poi c'è un'altra prova il sabato pomeriggio, c'è da montare tutta la scenografia, perché la scenografia ogni anno è diversa, tu l'hai vista, sì. È ambientata al tema che facciamo. Lo scorso c'erano i bambini, ti ricordi tutte le cose dei bambini? Ecco, invito le persone a venire, e abbiamo bisogno pure della presenza e degli applausi e l'impegno economico, il sostegno per la Croce Verde, ma ognuno ovviamente nelle proprie possibilità, nel certo. Senso che non basta veramente anche una partecipazione simbolica, ma ben certo. Venga, insomma, ringraziamo tutto... su questo volantino che sta in giro, questo pieghevole, ringraziamo tutti i collaboratori economici. Sì, ne sono tanti. Dico sempre che non chiamo sponsor, perché non mi piace. No, è vero. Collaboratori economici è quello che serve per raggiungere questo progetto. Ed è bello che durante la serata vengono ricordati, perché sì. Sennò vengono un po' dati per scontati. Quello invece che... voi volete proprio che siano citati non uno ad uno. Non marchiamo in quel modo, perché non lo fanno nessuno. È vero, non lo fa nessuno. Una lettera a casa per ringraziarli, per tutto quanto. Perché abbiamo bisogno... non di tanti soldi, ma di tanti amici che ci riescono a fare questo evento. Vero. Non toccando i soldi della Croce Verde, non abbiamo mai toccato i soldi della Croce Verde. È vero. Capito? Diego, chiudiamo con te. Insomma, spazio alla musica, no? Sì. Come dire, fai un invito ufficiale a questo punto e poi ci vediamo anche noi sabato sera a teatro. Certo, l'invito ufficiale è sabato sera, 14 dicembre, al Teatro delle Api, alle ore 21 inizierà lo spettacolo. E sarà un vero spettacolo. Sì, con tante cose, quindi davvero da vedere, ospite ci sarà Ligea, quindi non perdetevi anche la sua presenza con questo brano inedito che seguirà proprio per la musica. E che dire, grazie per l'impegno, grazie Giampiero per la Croce Verde. Grazie a tutti e un buon Natale, un buon anno. E caro Renzo, fai complimenti a tua moglie perché fa un ciambellone buonissimo. Perché durante le prove ovviamente si studia il copione, si valuta eccetera eccetera, però poi l'altra è stato venerdì scorso, è arrivata la moglie di Renzo con un ciambellone, Diego, tu fantastico. Sai,
era fantastico. Io ci ho fatto pure colazione la mattina dopo, quindi. Che ha preso la borsetta e è andato a casa. Take away. Grazie, grazie, grazie. Vi ricordo, la musica è sabato questo, quindi sabato prossimo, 14 dicembre, ore 21, Teatro delle Api, Porto Sant'Elpidio. Noi andiamo in pubblicità, torniamo tra poco, perché fra un quarto d'ora avremo ospite l'assessore alla cultura di Porto San Giorgio per parlare del Natale sangiorgese. Insomma, diretta 1 prosegue, restate con noi.